seduto, solo, con la testa tra le mani. Non so cosa mi abbia spinto a avvicinarmi e a chiedergli di raccontarmi la sua storia, come mai sembrasse così triste. Non sapeva da dove iniziare, la sua vita un fiume di parole. Vive per strada da 3 anni, sbattuto qua e là tra mense parrocchiali e dormitori comunali. Ha perso tutto. La depressione gli ha strappato via ogni speranza, si è buttato su alcol e droga che l'hanno consumato. Gli hanno tolto la dignità e la voglia di vivere. Non si riconosce più, si sente solo, vuoto. Ha visto amici andarsene prima del tempo, ritrovati morti su una panchina per una dose in più. Ha ingannato la sua famiglia promettendo che sarebbe guarito, che avrebbe ripreso a vivere, e invece niente. Ogni mattina sempre peggio, i litigi, le urla, fino all'abbandono, all'uscita da quella casa che ormai sembrava maledetta. Quel domani smetto che non arrivava mai. E poi la delinquenza, rubare per drogarsi, continuare a drogarsi perché non si vede alternativa a una vita fatta di dolore, silenzi, morte dell'anima. E mentre lo ascolto parlare, penso a quanto sono fortunato. Mia moglie mi aspetta sveglia tutte le sere quando rientro dalla fabbrica. Mio figlio fa la prima media e ha detto che a Carnevale vuole mettersi i miei vestiti. Voglio essere come te, papà. Tutte le sere, quando gli rimbocco le coperte, sono felice. Ma non mi ero mai davvero reso conto di quanto fossi fortunato. Fino ad oggi, che nel mio cammino di vita ho incontrato quest'uomo devastato e mortificato. E allora il più terribile dei pensieri. E se quest'uomo distrutto, finito, fossi io? Un brivido sale lungo la schiena. Il cuore batte all'impazzata. Mi manca il respiro. Lui sono io. Siamo tutti noi. Ognuno si porta dietro la propria ombra in questo effimero cammino di vita. Trova il coraggio di cambiare. Trova l'ardire di riprenderti la tua vita. Ferma tutto. La comunità terapeutica accoglie coloro che hanno perso la propria anima e cercano disperatamente di essere aiutati. Quell'aiuto che a volte è il più difficile da chiedere. La psiche è un mondo da esplorare e sostenere. Ma non si può fare da soli, non sempre. Prendersi cura giorno dopo giorno delle cause che ci portano a cadere, prendere la mano che la comunità ci tende per rialzarci. Ancora una volta.